Ragazzi, qui è Ricky e oggi siamo qui per un altro episodio della nostra carriera allenatore con il Bari. Oggi giochiamo contro il Venezia. Vi ricordo che siamo primi in classifica, 2 punti di vantaggio sulla seconda. Queste le divise vanno benissime. Io ragazzi, per questa partita voglio effettuare un rischio, cioè veramente me la voglio giocare questa volta. Voglio far giocare titolare De Luca, visto che tutti me l'hanno criticato. Secondo me questa è la partita per sfruttare De Luca. Quindi leggenda, 4 minuti, sereno, dai Talentino, si va nel match. Si parte, tutto pronto, Venezia-Bari, giochiamo in casa del Venezia, Venezia neopromossa in Serie B. Dobbiamo assolutamente convincere ancora una volta la nostra posizione di classifica, dobbiamo far capire che non siamo lì per caso. Si parte, forza Bari. Lancio di Brienza per Brienza. Vai Brienza, frena. Mamma mia, che fenomeno. Mettila dentro, perfetta. Vai che c'è il movimento, vai che c'è il movimento. De Luca! No vabbè ragazzi, okay. Ma le critiche dove stanno? Stanno a zero. De Luca la mette. Ma che gol ha fatto poi? Cioè tutti a dire no, De Luca, Ricky, forse è l'unico acquisto che non ci ha convinto. Te lo potevi risparmiare ragazzi, movimento da attaccante puro, tiro a incrociare lì, responsabilità sulle spalle. Ma che volete di più da un giocatore del genere? Grande De Luca, mi ha ripagato la fiducia, che giocatore clamoroso. E siamo 1-0. Vai che sta per finire il primo tempo, gestiamola bene, allarga Martigno, perfetta, vai col passaggio. Aspettiamo solo il fischio finale, ok, arriva adesso ragazzi. 1-0 per noi, direi, gara controllata, non abbiamo subito neanche un tiro in porta da parte del Venezia, quindi la fase difensiva più che bene. Farei giusto qualche cambio, metterei Greco che purtroppo è sceso, devo dire è già sceso di 1, la cosa non mi piace, e a sinistra Floro Flores che secondo me può farlo quel ruolo, anzi facciamo così, mettiamo De Luca a sinistra come fascia e Floro Flores punta, quindi ricominciamo così. Bravo Bani, che giocatore clamoroso, mettila. Mettila, vai che c'è il movimento dentro, Greco, deve difendere palla, mannaggia, Greco, veloce con sta palla. Ok, dagliela, oddio che azione, madonna che azione, oh, tutto di prima quasi, bellissima, mettigliela, il gol del secolo ci siamo mangiati. Bravi a chiudere, andiamo così, dai, dai, dai che ce la puoi fare, vai Greco, perfetta questa palla, Floro Flores, se n'è andato, Floro Flores, segna, Floro, no, la parata. No, avevo lasciato il joystick. Lancio lungo, intervieni tu Bani, intervieni tu. Via sta palla Gionber. Dai che siamo al 90esimo. Ci manca solo il fischio finale. Non subiamo gol proprio adesso, che questa vittoria è fondamentale. Aia, aia, aia. No, signori, fermate qualcuno ragazzi. Fermateli, non li fate calciare. Aia, aia, aia. Destro secco, palla fuori. Finisce il match ragazzi. Andiamo a vincere in casa del Venezia, una vittoria fondamentale per la nostra scalata alla Serie A. Tutto sommato non abbiamo rubato niente, gara abbastanza equilibrata, però ce la siamo portati a casa con un gran gol di De Luca decisivo, ragazzi. Poi mi dite, ma chi è Mister Ricky? Cioè, favoloso questo innesto di De Luca. Poi ragazzi, volevo ricordare che abbiamo concordato anche con Leo, anche per i miei impegni universitari e tutto il resto, che io farò ogni settimana i miei episodi della carriera col Bari saranno il lunedì, il mercoledì e il venerdì. Questo episodio forse lo vedete di mercoledì, non ne sono certo, ma mi pare di sì. Quindi ragazzi, sappiate che questi sono i giorni, principalmente alle 2:30 come orario. Quindi sapete già quando esce la mia carriera, quindi state tranquilli. Poi ci sarà la carriera foot con Leo, che sarà invece il martedì, giovedì e sabato. E poi ci saranno dei video extra che potrebbero uscire specialmente la sera sulle 19 come orario, poi ci regoleremo. Potreste anche aspettarvi degli episodi dove io faccio dei riepiloghi, ad esempio, che ne so, vado nel lab della Rosa qui e vi faccio vedere un episodio dedicato solo a questo, vi faccio vedere magari il morale dei giocatori, chi è scontento, valutiamo chi vendere, chi tenere, quanti gol hanno fatto e tutte queste cose qui. Lo voglio impostare così la carriera proprio per rilassarci un pochettino e goderci gli episodi in maniera più tranquilla. Ora ragazzi avanziamo, siamo ancora primi in classifica logicamente avendo vinto, andiamo ad affrontare una squadra temibile come il Parma.
Allora ragazzi, adesso affrontiamo il Parma con la classica divisa, abbastanza carina. Allora farei riposare Brienza e metterei in prota. Non metto Galano perché va via a gennaio ormai, che lo faccio giocare a fare solo quando mi serve. Gioca, io direi, Busella, dobbiamo fare un po' di turnover che è necessario. Henderson, Bani, Madonna sta giocando alla grande Bani. Quindi faccio giocare Tonucci a sinistra, Delia che non l'abbiamo sfruttato tanto. E sì dai, facciamo giocare anche Berardi in porta. Più rimane perché mi fido di lui e poi Bomber Cozza col Parma è fondamentale. Quindi leggenda, 4 minuti sereno, si va nel match. Il San Nicola, ragazzi, è gremito, guardate, è completamente pieno. Io sempre così voglio vederlo in casa, ovviamente, perché fuori casa non teniamo il San Nicola. A parte gli scherzi, voglio vederlo sempre così perché veramente dobbiamo far capire che siamo noi la squadra da battere in Serie B. Vi dico la verità, non mi aspettavo a difficoltà leggenda inizio FIFA già di essere lassù. Mi aspettavo sui 5-6 come posti, quinto, sesto. Però ora è una bella favola e dobbiamo coltivarla perché comunque voglio restare il più in alto possibile per poter evitare quantomeno poi i playoff. Se poi dobbiamo fare i playoff, ci impegneremo anche lì. Quindi, ragazzi, direi di partire col Parma dai Bari. Bellissima marrone a tamponare. Beh, così tieni la più. Vedi lì il movimento busellato col tiro da fuori. Mamma mia, l'avevo vista dentro praticamente. Vai in prota. Madonna, quanto è veloce in prota. Frena. Ok, ricomincia, ricomincia più. Vai che l'hai vista busellato. Busellato la bomba di destro. Palla fuori. Rinvio, rinvio di Berardi. Ok, vai, vai Martigno. Vai che l'hai visto Kozak. È partito in prota, in prota, in prota. Col destro secco, Madonna. Bravissimo Tonucci, partiamo così. Vai in prota che sei rapidissimo. Vai in prota, vedi Kozak. Madonna Kozak. Kozak si frena, la mette dentro. Il pallone per Piu che allarga verso Martigno. Martigno ancora dentro, l'azione si chiude. Madonna Delia, che carro armato. Vai Delia. No, ma ti hanno spostato malamente. Vabbè. No, vai che sbagliano, vai che sbagliano. Bravissimo Piu, che giocatore. Beh, che hai visto Kozak? Mannaggia, oh. Riescono sempre a chiudere questi del Parma. Dai, 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 allarga il gioco. Ok, così. Madonna, quando giochiamo di prima siamo troppo forti, ragazzi. Palla dentro, mannaggia, mannaggia. Ok, vai a chiudere, vai a chiudere. Bravissimo, vai Martigno. Ok, mettila per Kozak. Madonna, come stiamo giocando bene di prima adesso. Kozak, Kozak viene fermato. Vai che l'azione non è finita. Mettigliela a Kozak. No! Vai, ripartiamo busellato. Vai così. Bella questa palla. Peccato che non l'ha capita nessuno, ma vabbè. Attenzione. Ok, allarghiamo. Perfetto. Vai Siligardi, vai Siligardi. No, 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 non lo far crossare. Bravo Berardi. Riparti, riparti con Bani. Henderson, corri, corri su sta fascia. Corri su sta fascia, trotta cavallo. Ok, Henderson. Marrone, l'allarga per Kozak che fa salire i suoi. Ancora Martigno. Martigno la tiene. Vede il movimento centrale, ma non ci arriva nessuno. Vai Delia a prendere questo pallone. No, non lo vogliono prendere. Lancio lungo, vai di testa. Bravo Tonucci. Ripartiamo con Martigno. Cerchio di centrocampo. Il pallone per Kozak. Oddio Kozak. Usa lo sto fisico Kozak che ce l'hai. Lo devi sfruttare. Oddio, è entrato in aria. Kozak! La parata! Non ci credo! E finisce qui la partita, ragazzi. Andiamo sul pareggio col Parma. Dai, non è da buttare questo punto perché il Parma è veramente una, devo dire, ottima squadra. Ve lo dico. Quindi, ragazzi, direi che possiamo proseguire. Unica cosa che mi sono accorto adesso, purtroppo, è che non mi sono messo la maglietta del Bari. Mi dovete perdonare in questo episodio, mi sono proprio dimenticato, non so perché. Abbiamo sempre un overall bello alto. Allora, facciamo i nostri soliti allenamenti. Vediamo se sale qualcuno. No, per il momento non sale nessuno. Ok, ragazzi, giochiamo in casa del Cesena. E Cesena, anche questa è una bella squadra, ma tutte in Serie B sono toste. Io farei giocare Bascia dietro le punte, lo voglio provare. A sinistra facciamo giocare Iocolano, punta
Io direi sì, perché mi avete detto che comunque volete vederlo in campo. A me non piace proprio, però vediamo. Poi mettiamo Petriccione per far riposare Marrone. Sabelli va bene. Al posto di Bani facciamo giocare Masi. Dai, direi che hanno recuperato tutti la forma facendo così. Quindi leggenda 4 minuti sereno. Si va nel match. Dai, ragazzi, dobbiamo cercare di fare bene anche se siamo fuori casa dopo il pareggio interno col Parma. Dobbiamo cercare di portarci a casa questi 3 punti, come non lo so perché il Cesena è veramente tosta come squadra, ma noi ci proveremo come sempre. Bravo Petriccione, vai così. Recupero formidabile, riparte Brienza, tra le linee Brienza, Brienza, Brienza può scatenare il sinistro, Agliardi c'è. Bravo Petriccione, vai Petriccione. Vedi i tuoi compagni liberi, perfetto, Sissé. Vede il movimento di Bascia. Bascia deve rientrare. Madonna mia, ragazzi, ma quanto è scarso. Bravo, Brienza, mettila dentro. Perfetto. Vai, Guidi, con pazienza, ragiona, Guidi. E vede, perfetto, Bascia. Bascia col destro, la parata di Agliardi. Vai, che l'azione non è finita. C'è ancora Brienza. Brienza deve provare il cross dentro. Iocolano non ci arriva. Vai, che non è ancora finita. Ora sì, è finita. Dai, il centrocampo a fare da filtro, mannaggia. Aglia, movimento bello del Cesena che prova a servire le sue punte. Attenzione, Mikai c'è. Via, 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 via sta palla. Bravo, Mikai. Vai, partiamo, partiamo che c'è Sissé probabilmente. Vabbè, ma neanche uno stop sa fare sto Sissé, ragazzi. Vai, vai Guidi. Parti, Iocolano. Iocolano può correre. Iocolano rientra e si appoggia benissimo su Sissé. Sissé, vedilo libero. Ok, bello il dialogo, sempre molto efficace con Brienza. C'è Esposito che la spazza via, è uscito fuori di testa Esposito. Vai, vai, che probabilmente l'abbiamo attaccato talmente tanto Esposito che non ce la fa più. Vai Galano, Galano prova ad entrare in area. Galano la mette dentro, niente da fare. Vai in anticipo noi con Guidi. Bravissimo Guidi. Sissé col destro, palo incredibile Galano. Palla fuori. Di testa, bravissimo, vai, riparti, riparti Iocolano. Ok, Sissé, Sissé, fa salire Iocolano. Vai Iocolano, vai Iocolano che rientra. C'è Sissé, ti prego Sissé, mettiate. Via sta palla, è rimasta lì, meno male. Vai, vai Mikai, fai partire tutti quanti, la 4 per 1000. Vai Galano, Madonna come è intervenuto. Vai che l'azione ancora è buona, c'è Sissé, Sissé allarga per Brienza. Che non ce la fa più, Brienza, la palla è ancora lì, niente da fare ragazzi, finisce il match purtroppo anche questo sul risultato di pareggio 0-0 e ci ho provato in tutti i modi, ma non siamo riusciti a scardinare la difesa avversaria, la difesa del Cesena. Vediamo come siamo messi in classifica. Beh, dai, abbiamo ancora un punto di vantaggio sulla Spezia e sulla Cremonese, che sicuramente non è male. Allora, ragazzi, cambierei un po' gli allenamenti, vorrei allenarmi un po' zanellato, un po' nei passaggi, difficile, e poi cambierei anche Bani che sta crescendo bene, ma vorrei sostituirlo con un terzino come potrebbe essere o Sabelli, no, alleniamoci Henderson, va, mettiamo difesa, ci mettiamo difesa Arcigna, il resto secondo me vanno bene, dai, qualcuno che mi sale di overall, vi prego, Piu, Piu diventa un 66, va bene. Ragazzi, ho visto negli obiettivi della dirigenza, nelle aspettative, che praticamente le 10 partite per schierare il nostro giovane della primavera sono state superate. Quindi stiamo a posto. Dobbiamo aumentare il valore di 10 punti però a questo giocatore. Lo abbiamo già aumentato di 6, quindi ci mancano solo 4 punti. Quindi ragazzi, dato che è una fase cruciale del campionato, io Guidi ora me lo tolgo e ci faccio giocare Bascia titolare. Quindi ragazzi mi serve un pochettino più di qualità ed esperienza in questa fase di gioco e giochiamo contro l'Avellino, che sicuramente è una squadra bella tosta. Anzi, facciamo una cosa, dato che per tutta la stagione, facciamo così, dobbiamo provare, se no non va bene. Visto che tutta la stagione fino ad ora non ho mai simulato, cioè 13 partite giocate di campionato, tutte e 13 giocate, e anche quelle lì di Coppa, quindi sulle 20, quasi 20 partite le abbiamo giocate, io direi di simulare questa partita perché c'ho la voce che veramente mi sta finendo, non so per quale motivo. Dove è andato Royce al Real Madrid? Vabbè, prima ho visto anche un altro giocatore che è andato tipo al PSG, vabbè, trasferimenti strani. Giocatore del mese chi è? Un giocatore del Cittadella, va bene. Allora,
Quindi ragazzi, io direi di simularmi questa partita, solamente questa, poi le altre le continuiamo a giocare perché siamo in casa. Voglio vedere se simulando riesce la mia squadra a fare qualcosa, giusto per rendermi conto anche voi, per vedere un po' se può capitare. Ecco, già andiamo male. Ah, Molina segna e poi pareggia Marrone, ma solo perché siamo in casa questa qui la sto simulando, ragazzi. Fuori casa non c'è verso. Marrone ancora doppietta per lui, 2-1. Madonna, caro Bari, no, 2-2. Stavo dicendo che se vinciamo mi fate un piacere perché non la gioco e vinciamo, ma mi sa che qua non è cosa. Brienza, raga, Brienza all'88esimo, vinciamo 3-2. Unica partita simulata fino ad ora, ragazzi, ma vi giuro, dovevo risparmiare la voce che ho un mal di gola tremendo. Quindi siamo ancora primi in classifica, ma con solo un punto sopra la Spezia e la Cremonese. Quindi, mamma mia, questa Serie B ce la stanno facendo sudare, veramente difficile. 2 giorni, Gomber, vabbè, niente da fare. Bascia mi ha chiesto di giocare, quindi va benissimo. Madonna, Cloverol altissimo, 92, ragazzi. Quindi sta andando tutto per il meglio. Quindi avanziamo un po', vediamo. Avremo nel prossimo episodio, ragazzi, la super partita con l'Empoli, direi. Anche se l'Empoli in partita dove sta messo? È undicesimo, vabbè. Chi è che vuole giocare? Chi è che vuole giocare? Petriccione vorrebbe giocare. Vabbè, non me lo dimentico, lo metto, spero, nel prossimo episodio. Kozak in nazionale, come al solito. Vi faccio vedere il calendario, visto che ho simulato, posso andare un po' più a farvi vedere qualche cosa. Allora, prossima partita abbiamo l'Empoli, il Perugia, il Carpi e poi il Chiavari. Quindi sfide belle toste, veramente toste. Poi, dopo questo episodio avremo le altre 4 partite di dicembre con la Cremonese, il Frosinone, il Pescara e la Spezia. Madonna, la Spezia e Cremonese così vicine, mamma mia. E poi andremo già a gennaio, dove ci saranno 3 partite, tutto calciomercato. Qui vedremo un po' di rinnovare un po' la rosa, capire cosa non è andato fino ad ora, anche se siamo primi in classifica. Quindi non è che non è andato qualcosa, è andato tutto bene fino ad ora, direi. Quindi ragazzi, mi raccomando, tanti mi piace, tante iscrizioni al canale e niente, noi ci vediamo in un prossimo video. Ciao ragazzi! Con il corpo un egoista puro, puro centare puro.